all'angolo fra via Calzaiolo e via Condotta, la strada dove in questo momento siamo, c'è uno stemma signorile. Sfortunatamente oggi questo stemma è di luto, è ridotto veramente male e praticamente pressoché illeggibile. Tuttavia si sa che tipo di stemma fosse. Era uno stemma che riportava delle piccole onde, ma a tutto questo è legata una leggenda veramente straordinaria. E oggi ve la raccontiamo questa leggenda. Si tratta della leggenda del giovane e delle ondine. La leggenda narra che ci fosse un giovane che abitava nelle vicinanze, in questa zona. Bene, questo giovane aveva una passione per alcune ondine o nereidi che secondo lui abitavano un fontanile che era in questa zona. E si recava spesso a questo fontanile per sussurrare parole dolci, per portare un mazzolino di fiori a queste ondine e a queste nereidi. Si dà il caso che il giovane non facesse assolutamente mistero di questa sua passione. Ora dovete tenere presente che all'epoca comunque le nereidi, le ondine, erano nell'immaginario comune e popolare, molto presenti. Perciò era una cosa abbastanza normale, ma era un motivo di presa in giro. Si dà il caso che il giovane non facesse assolutamente mistero del suo amore per le nereidi, per queste ondine e di questa sua, anzi diceva che lo salvavano e che amministravano il suo patrimonio e lo salvavano da ogni pericolo, però la gente veramente lo prendeva in giro, anche se nell'immaginario comune le nereidi e ondine erano presenti, non erano sconosciute, e la gente comunque in un modo o in un altro un po' ci credeva. Però non perdevano occasione per dileggiarlo e prenderlo in giro. Si dà il caso che una sera lui era in un'osteria insieme a dei suoi amici e che lo stavano prendendo in giro, gli stavano chiedendo: ma come sono le squame? Ma che profumo d'oriente usano per togliersi il puzzo di pesce? Insomma, come c'hanno la pelle? Solite cose, ovviamente, per prenderlo in giro. Improvvisamente arriva l'oste dal ragazzo e gli dice: guarda, ci sono due bellissime ragazze fuori che ti aspettano e che hanno chiesto di te. Che lui ovviamente si alza e va alla porta. Quando arriva alla porta, insieme all'oste, le ragazze non ci sono, ma c'è una grossa pozza d'acqua in terra. In quel momento un boato. Il soffitto, il solaio, in pratica, sopra la taverna è crollato, schiacciando tutti quelli, i suoi amici, che erano al tavolo insieme a lui. Perciò le ondine gli avevano salvato la vita. Ecco perciò che il ragazzo volle poi ricordare queste meravigliose ondine, queste nereidi che gli avevano salvato la vita, nel suo stemma gentilizio. E le onde facevano appunto bella mostra di sé in questo che appariva fra via Condotta e via Calzaiolo.